Siamo con Simone Tiribocchi al termine della semifinale. Il GV Conte torna a giocare la finale domani. Affronterete la vincente tra 35-70 e AFH che l'anno scorso in semifinale vi aveva tolto la gioia di giocare la finalissima. Quest'anno invece riuscite a passare per 1-0, partita sofferta perché comunque il risultato non è stato chiuso, magari all'ultimo lo spauracchio dei calci di rigore un po' avete rivissuto l'incubo, raccontaci com'è andata. Sì, è proprio così, perché poi dopo fai gol subito, abbiamo fatto gol subito, non siamo riusciti a fare il secondo e qui tantissima colpa è la mia, ho sbagliato due occasioni clamorose. Loro una buona squadra, devo dire, non hanno mai mollato e quindi ci stava un po' quella paura di andare ai rigori come lo scorso anno, invece abbiamo tenuto duro, come dice mister Allegri, corto muso, siamo riusciti a portarla alla fine e siamo contenti perché 2 anni fa l'abbiamo vinto, l'anno scorso abbiamo un po' deluso per noi stessi le aspettative e adesso ci andiamo a giocare questo bel torneo. Voi già 2 volte come GV Conte siete campioni d'Italia per il campionato ECS, preferireste beccare nuovamente, incontrare nuovamente in finale la FH e prendervi magari la vostra rivincita o invece giocare contro il 35-70? È una bella domanda perché comunque sappiamo che è una buona squadra, però poi dopo se non passano in semifinale vuol dire che anche gli altri saranno una buona squadra, quindi sarebbe bello poter tornare a vincere perché ci divertiamo, perché è un bel torneo, perché stiamo insieme 4-5 giorni, questo secondo me è la cosa più bella, quindi poi portarla a casa la Coppa sarebbe bellissimo, però l'importante adesso è aver vinto, adesso dobbiamo recuperare, stasera ci divertiamo e domani è un'altra partita. Ultima domanda, un po' più personale, come sei entrato a far parte di questa squadra? Ma la mia famiglia è a Bassano del Grappa, quindi appena ho finito di giocare tra i professionisti ho iniziato a vivere a Bassano, provincia di Bassano, quindi poi ho incontrato un po' di loro che giocavano, mi hanno proposto. Io il calcio non riesco a lasciarlo, ce l'ho dentro al sangue, quindi mi piace stare in compagnia, mi piace lo spogliatoio. Purtroppo per motivi di lavoro ci sto pochissimo con loro, ma questo è un evento cui non voglio mai mancare, quindi me lo godo. Allora, in attesa di domani, dove cercherete di tornare al trionfo dopo i titoli del 2017 e del 2021, intanto ci salutiamo, appuntamento a domani mattina. Ci vediamo domani, ciao. Ciao.